Carlo Chicco per Music Room, direttamente dalla stanza dei miei dischi, per incontrare un grande personaggio, un pilastro della musica italiana. E abbiamo incontrato Dodi Battaglia e la storia continua. Di Battaglia, come stai prima di tutto? Molto bene, grazie, grazie. Benvenuto, anzi, ben ritornato in Puglia. Volevo subito chiederti, abbiamo capito che la tua passione per la musica è così forte che non la lascerai mai, no? E quindi la storia continua. Ma come l'hai raccontata questa storia? Come ho raccontato come questa storia? Sì. Come la racconterò? Beh, insomma, come la racconterò con la mia musica? Cioè, io ho fatto questo disco che non era previsto, che nasce da una cosa molto spontanea, da una cosa quasi fisiologica, perché io e la mia e la band che ho fatto lo scorso anno per una trentina di concerti, questi 30 concerti sono diventati 50, e allora con un entusiasmo molto, molto gratificante da parte del pubblico, loro hanno detto, beh, questa cosa non può fermarsi lì, deve diventare un supporto che uno possa andare a casa a vederselo, sentirselo, e così è nato il disco. Per cui diciamo un disco spontaneo, fisiologicamente naturale, e di conseguenza è diventato anche un bel successo, è stato allegato a molti quotidiani, in maniera particolare nella Gazzetta del Sud, proprio questa settimana, e sta avendo un bellissimo riscontro, insomma. Penso di scontro un po' dappertutto. Sì, un po' dappertutto, sì. Ma sono contento perché, ripeto, è un successo inaspettato. Cosa rappresenta esattamente per te questo disco? Ma è un po' anche quello che rappresenta il titolo di questo disco. Questo disco si chiama La storia continua, che significa che la mia storia sta andando avanti, perché sinceramente non ho mai pensato di avere alternative migliori del fatto di continuare a fare musicista. Io ho cominciato a fare musicista, avevo 5 anni, per cui non vedo motivi per cambiare questa mia maniera di essere. E nonostante la storia con i miei amici e colleghi pur sia finita, io non posso cambiare la mia atteggiamento con la vita e col lavoro, per cui continuo a fare musicista e lo continuerò a fare, come dice Pino Daniele, il musicista fa un musicista finché campa, e io uguale. Poi tra l'altro, cosa buffa, dato che con una carriera infinita potrei dire, non so se ti sei reso conto, sei una specie di ponte tra generazioni diverse, perché ai tuoi concerti ci sono persone di tutte le età. Sì, è una delle cose più belle il fatto di vedere sotto il palco dei bambini, ma anche giovanissimi, 5-6 anni, ventenni, trentenni, la piccola Katie che ormai ha 60 anni. È bello perché è un po' uno spaccato di quello che è la storia dell'Italia degli ultimi 50 anni. Chi viene a vedere un concerto mio o dei Pooh, che veniva a vedere un concerto dei Pooh, riviveva le emozioni che ha vissuto nel corso di tanto tempo, e questo è bello, insomma. Mi sentivo incredibilmente giù, te ne andavi improvvisamente tu, e non c'era assolutamente più. Thank you.
Correggimi se sbaglio, però ovviamente lavori in studio è importante, però ti senti più a tuo agio sul palco? Io, tu dammi una chitarra in mano e mettimi sul palco, io è più il problema tirarmi giù che mandarmi sul palco. Ecco, il rapporto col pubblico com'è? Cioè. Ma io ho sempre avuto un rapporto ottimo col pubblico, nonostante sia inizialmente nasco come un musicista non introverso, insomma molto legato al proprio strumento, per cui poco rivolto verso il pubblico, però ho imparato nel corso del tempo che bisogna rispettare le persone che sono davanti a te, guardare il pubblico negli occhi, e anche perché quello che ti dà indietro è dopo, poi quando eventualmente smetti di fare questo mestiere non ritorna più, per cui tanto vale goderselo intanto che sei sul palcoscenico in quel momento. E niente, ho cambiato un po' il rapporto, soprattutto durante questo tour che ha generato appunto questo disco che si chiama La Storia Continua, e dove ho fatto ogni sera per più di 50 serate durante la scorsa estate un bagno di folla popolare, e bellissimo, veramente bello. Mi dispiace di svegliarti, forse non lo sarà, ma ad un tratto so che devo lasciarti, fra un minuto me ne andrò. Ovviamente tu potrai raccontarmi un sacco di aneddoti, no? Però la testimonianza di stima, quella più importante che hai ricevuto, qual è stata? Il riconoscimento? Riconoscimenti anche dal pubblico. Beh, ne ho avuti tantissimi. Ultimamente un riconoscimento che mi ha dato la città di Matera, dopo ho cominciato a fare musica, avevo 5 anni, ho 66, dopo 61 anni di onorata attività, è stato qualcuno che ha pensato di regalarmi una laurea honoris causa in chitarra, e questa è una cosa molto bella, perché al di là della mia soddisfazione personale è un significato dei tempi e delle istituzioni che stanno cambiando, che stanno essendo più vicini a quello che sono la maniera di vivere, di fare musica, di tutte le persone che vanno all'interno di un conservatorio. E questo vuol dire che chi si iscrive a un conservatorio ha la proiezione di poter eventualmente un domani andare su un palcoscenico e fare lo stesso mestiere che fa da di battaglia. Perfetto, ti ringrazio. Grazie. Grazie a voi. Non avrei mai capito che vada a capire cosa c'è. Dovrei tornare a casa e poi se il fiato ce la fa. Parlarti del mio mondo fuori dei miei pensieri, puoi scoprire che puoi dormire, che non mi senti più, e io vorrei, ma spiegami. E la storia continua, era la nostra intervista a Dodi Battaglia, Music Room su Pop Television, cercateci sui nostri canali social, ciao da Carlo Chicco.